Salve ragazzi, come state? Io sono Bri. Ciao Bri. Come state? Siamo qui perché dobbiamo dirvi una notizia bellissima. Darvi. Come si fa a dire questa cosa in modo tranquillo? Ragazzi, ci sposiamo. Le dicerie sono vere. Quindi se non segui già il canale di lei, dovreste seguirla. Fa video molto meglio dei miei. Ovviamente. Andiamo dritti al punto. Questo significa che io tecnicamente sulla carta diventerò italiano. Dopo 2 anni dal matrimonio, quindi neanche troppo tempo. Devo aspettare così tanto. Datemelo ad honorem. Honorem. Però diventerà italiano. Buongiorno. Il punto è pronto per diventare italiano? No, I'm not. Però tentare non fa male. Nuoce. Ragazzi, visto che diventerò italiano tra virgolette, Sonia ha voluto farmi delle domande per valutare sono veramente pronto ad essere italiano. Si capirà soltanto dalle domande che io non ho mai visto, ve lo giuro. Ho preparato 10 domande. Iniziamo con la numero 1. Quali sono i primi 2 versi dell'inno di Mameli e cosa significano l'inno italiano? Ci rinuncio subito. L'inno italiano? Ci rinuncio subito perché il vostro inno non è così famoso. No, aspetta, come fa l'inno italiano? Lo riesci almeno a canticchiare? Siamo italiani. Anni nel nostro bel paese. No, aspetta, forse se io te lo canticchio tu ti viene in mente. Ok. Pa 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 pa. Ok. Mai sentito. Fratelli d'Italia. Ancora non sono Italia. Poi domanda numero 2. Dove si trova la Madonnina? Di nuovo ci rinuncio subito, non so manco cos'è. Tipo la Madonna piccola. La Madonnina, che è in una città italiana ed è su un duomo famoso. È su il Duomo di Firenze. Di Milano, intendevo. Di Milano. Ma voi sapete queste cose? Tutti sanno queste cose? Non lo so, penso queste 2 prime domande si chiamano. Non sarò mai un vero italiano. Ok. Diciamolo chiaramente. Domanda numero 3. In un matrimonio italiano, come si dice yes I do? Sì, lo faccio. Scherzo. Come si lo faccio? Oddio, è un verbo poco usato. È molto usato. Sì, io accetto. Accetto. Lo voglio, lo voglio. No, lo voglio. Chiaramente l'avrei dovuto indovinare. Lo voglio. Lo voglio. Romanticismo italiano. Tremendo. Cazzo. È una disfatta totale. 0 su 3. Dovrò rifare il video con, che ne so, in che regione si trova Roma. Dovremmo rifare il video se è pronta a diventare americana. Oh. Domanda numero 4. Quando si mangiano le zeppole di San Giuseppe? Le zeppole di San Giuseppe sono un dolce tipico italiano che si mangiano per una festa particolare, la festa di San Giuseppe. Che festa è? La festa di San Giuseppe. E che festa è? La festa di San Giuseppe è anche conosciuto come la festa di Stefano. Ma quella è Santo Stefano. No, la festa di Befana, Pasqua, Natale. Chi era San Giuseppe? Era un santo. Ma che ne so, è stata cattiva. Chi è il papà di Gesù? Dio. Ok, il papà terreno di Gesù. Abramo. Ok, è San Giuseppe, quindi è la festa. Ma mi devo sentire in colpa per queste cose perché non le so. Oh. Questo era difficile, ma pensavo che le altre le prendevano. E la risposta? La festa del papà, San Giuseppe. 0. Cavolo, mi dispiace a questo punto, sono stata tremenda. Aspetta, fammi. E andare. Come faccio a sapere queste cose? Comunque, facciamone uno che sicuramente conosci. Quante regioni ci sono 20. In Italia? Bravo. 1 su 5. No, 1 su 6. Un punto, ci siamo. Poi. Un'altra che potresti sapere è: quali stati confinano con l'Italia? Slovenia. Slovenia. Al punto ovest la Francia. Sopra abbiamo Austria e Svizzera. Bravissimo. Conosco la mia geografia. Lo so. Bravo. Questa secondo me sarebbe stata difficile anche per tanti italiani. La prossima domanda è: quali sono le 2 catene montuose italiane? Appennine. Pennini. Appennini. Poi quelle principali al nord. Alpennine. Ah, Alpennine. Alps. Alpi.
Alps, Alpi, Appennine, Conta, dai, sì, sì, Conta. Sì. Ok, bravo. 3 punti per Mr. Italiano. Adesso, questo è difficile. Ok, ci rinuncio subito senza sentire la domanda. Dai, cosa si fa la notte di San Lorenzo? Vai al quartiere San Lorenzo. No, scherzo, è decisamente salato, tipo, mangi questo, ma non so cosa si mangia. No, in realtà questa volta è diverso, è una cosa che ti potrebbe piacere. Si guarda una partita di baseball. Si guardano le stelle cadenti. Che romantica. Bello, mi piace. Sounds cool. Ok, adesso, questa la potresti sapere, ma non so se la sai. Probabilmente non lo so. Penultima domanda. In che anno l'Italia è diventata una repubblica? 1000. Dopo quello 1000 Repubblica, 937 1943 Un po' dopo 45 Un po' dopo 46 Sì, ma non te la do. Il mio primo indovino, meno di 10 anni di errore. È vero, dai, su per giù l'avevi inquadrata nel periodo storico. C'è l'ultima domanda adesso. Ok, se azzecco questa domanda sono italiano pronto. Se sbaglio questa domanda sarò per sempre un americano del cazzo. Oddio, dai. Tutto dipende da questa domanda. Chi è l'attuale presidente odio e chi è? Della Repubblica Italiana? Conte, Sergio Conte. Presidente della Repubblica Italiana, il presidente. Matteo Renzi. No, non è Renzi! Dai, è più vecchio. Voglio solo aggiungere che un'ora fa ho visto da lontano lo schermo del suo computer e c'era scritto in inglese President of Italy e non sapevo chi era, però sicuramente anche tu hai dovuto cercare questo. Non essere sicura, pensa se facevo una figuraccia. Matteo Salvini. Wait, Mattarella. Oh! È Mattarella. L'ho visto, con occhiali un po' vecchio, capelli bianchi. Sì. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Sarò per sempre un americano del cazzo. No, sei il mio italiano, ma tu sei pronto, è pronto, lui è pronto. Ma l'inno dell'inizio del lino. Cantami il lino americano. Grazie per le domande. Prego. Sei stata cattiva come sempre. Però magari si sono divertiti, vedi? Si divertono sempre a ridere con te e a... Di te? No, di me. Ragazzi, mi dispiace che non sono potuto diventare italiano. Ok, quindi è stato un piacere e ci vediamo alla prossima. Thank you. Ciao.